quello che ha ucciso il signor Antonio, lo sa cos'è stato? Non la perdita di soldi, la fiducia tradita. Fiducia tradita da un suo compaesano, perché il signor Zonin era un compaesano del signor Bedin, e dai consulenti della banca che erano suoi amici. Questo ci hanno fatto, ci hanno tolto, tradito la fiducia. È come far morire una persona, perché non credi più a niente, ti hanno tolto il futuro. Persone, tantissimi, anziani, che adesso non si trovano con più niente, che li avevano risparmiati, fatto sacrifici, per cosa? Per avere una vecchiaia serena, per poter aiutare i figli. Ci hanno definiti analfabeti finanziari, certo che sì, gliel'ho detto io che non me ne intendevo. Adesso però abbiamo imparato tante cose, sono emerse tante cose dai rilievi della BCE, e lo sanno dal 2015 questo, che il 65% di tutti quelli che avevano messo i soldi nella banca non erano adeguati per fare quel tipo di investimento, altro che sicure, erano rischiosissimi quello che ci hanno fatto a mettere i nostri risparmi. Quanti morti dobbiamo aspettare ancora? La gente si vergogna, ha paura di far vedere che ha perso, che è stata truffata, e anche purtroppo teme che la giustizia non dia loro quello che loro è dovuto. Sono operai, contadini, tanti contadini del Basso Vicentino, di Montebello, professionisti, industriali, gente che va tutt'oggi a far servizio nelle case, che è stata truffata perché gli hanno dato un finanziamento facendo credere che sarebbe stato estinto col prezzo ricavato dalla vendita delle azioni che già avevano posto in vendita. Adesso la banca vuole indietro i soldi che ha dato facendo credere che sarebbero stati pagati con i soldi delle azioni. Gente che ha risparmiato una vita e che in poco tempo ha visto azzerato i risparmi di una vita. Gente che sta sveglia di notte e che piange di notte. Gente che potrebbe arrivare al punto di dire, come Antonio Bedin, non ce la faccio più. Quanti soldi ha perso lei? Sui 36.000 euro. Si credeva in questa banca. Era un rapporto fiduciario. Loro hanno sempre detto che non c'era nessun rischio, che eravamo in una botte di ferro e che quando volevamo potevamo andare a prelevare, cioè ci rimborsavano, e noi ci credevamo, avevamo piena fiducia. Io, signora, ho 70 anni, sono 40 anni che ho questa banca. Era la banca del territorio, era la nostra banca. Quando andavi a parlare, ti pareva di andare a parlare con uno di casa, capisci? Non sono mica arrabbiato, sono incazzato. Sono incazzato. Ricevo tante telefonate di gente disperata. Io so che c'è vergogna in giro, perché quando fanno questi incontri in cui io cerco di partecipare, siamo sempre non tantissimi, che potremmo essere migliaia e migliaia, però dicono la gente si vergogna di partecipare. Io dico che deve vergognarsi chi li ha portati a questa situazione, non loro. Io dico a un certo momento che non può essere che una situazione del genere debba essere archiviata. Questo è non un peccato mortale, questa è una bestemmia contro Dio e contro questa nostra patria, che non deve permettere cose del genere. Era più amico di Gianni Zonin una volta, che ne era costretto a fare quelle robe lì, che non sapevo neanche cosa facevo. Anche lei aveva dei risparmi? Tanti, tanti risparmi, 80.000 euro, no? Uno. Tutta la vita. E ora? E allora, sai fatto. Hai detto che le carte straccia sono mie, amico, sai fare.